Benvenuti ai Beceri Videoludici Show, siamo felici ed orgogliosi di presentarvi questo nuovo programma e finalmente direte voi, chi ci segue nel podcast sa che è un sacco di tempo che lo dico, io posso solo dire meglio tardi che mai. Comunque se volete ascoltarci trovate il link in descrizione insieme a tutti i modi per poterci supportare. Le nostre vecchie fidate console riescono a darci sempre tante soddisfazioni, ci guidano nella memoria, ci fanno tornare bambini e perché no, ci fanno partecipare a comunità di altri appassionati come noi. Abbiamo tutti delle difficoltà a decidere qual è il miglior modo di fruirne tra emulatori, console mini, Raspberry, macchine originali, upscaler ed FPGA. Sì, da un po' di tempo questo termine si trova sempre più spesso citato. Idolatrato, ma noto che il più delle volte non è ben chiaro di cosa si stia parlando. FPGA vuol dire Field Programmable Gate Array. Sarebbe complicato entrare nel dettaglio, ma basti dire che non sono così nuove come sembra, ma semplicemente più accessibili ed economiche e che sono dei circuiti integrati che permettono di essere riprogrammati tramite un linguaggio descrittivo come ad esempio il VHDL. Questo nel campo dei videogiochi cosa vuol dire? Semplice, il comportamento del circuito, oltre alla creazione di soluzioni originali, può essere riprogrammato in modo da simulare console, computer, arcade, tutto fatto a livello hardware. Ci sono tanti progetti in ballo come la Analog ed i suoi prodotti d'alta fascia, ma noi vogliamo parlarvi di Mister. Cos'è Mister? È un software scritto per un FPGA da sviluppo, nello specifico il Terasic Deten Nano, ed offre la possibilità di lanciare quelli che qui vengono definiti core, un po' come si fa con RetroArch, ma è molto diverso. Immaginate un circuito vuoto con i collegamenti in standby nel momento in cui lanciamo il core, che ne so, del Mega Drive, questi si attivano e si dispongono in schemi specifici. Quindi, conoscendo i componenti, come si comportano e come comunicano, possiamo avere una riproduzione uno ad uno di una certa macchina. Il Terasic Deten Nano, oltre ad un Altera Cyclone 5 come FPGA, monta dietro anche tutta un'architettura Linux ed è questo che lo rende tanto particolare. Infatti il Mister non è il primo tentativo di riproporre le nostre care retro console in FPGA, ma parte dal progetto Myst di Loterec prima e dal Mystica dopo. In cosa si differenzia? Beh, a parte essere open source, utilizzare un chip più capiente e quindi più potente, la dualità del Terasic Deten Nano fa in modo che tutta la parte del menu venga gestita da Linux invece che dall'FPGA stesso. Voglio ricordarvi che c'è un'intera puntata del podcast dei Beceri Videoludici dedicata all'argomento con Roberto Lari di Retro Magazine a schiarirci un po' le idee. Ma quindi com'è? È meglio dell'emulazione? Perché conviene? Alla prima domanda posso rispondere che, quando il core è accurato, è la cosa più vicina alla macchina originale che potremmo mai avere. Ha il beneficio di essere tutto simulato a livello hardware, senza processi sovrastanti, che fa in modo di non avere alcun input lag se non quello generato ad esempio dall'USB, ma ci sono già fuori soluzioni per usare i vostri controller originali a bassissima latenza. Io ancora non ne posseggo uno, quindi ci torneremo al momento opportuno. Quindi abbiamo chiarito che, a differenza di quello che molti pensano, Mister non è una console. Ce lo dobbiamo fare da noi.
Fortunatamente il creatore del software ha anche progettato vari add-on come una SDRAM aggiuntiva necessaria per alcuni core, porte USB aggiuntive, ventole, pulsanti, uscita analogica e chi più ne ha più ne metta. Ci sono anche appassionati che hanno creato case su misura come quello che io posseggo, chiamato Stormtrooper e realizzato da Riccardo Saraiva di RetroShop. C'è chi se li stampa in 3D, chi inserisce i componenti in computer o console, alcuni come Riccardo ve lo vendono già montato e pronto all'uso, oppure ve lo montate da voi. Insomma, ci sono varie soluzioni, basta scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Una volta montato dovrete preparare l'SD tramite PC. Scarichiamo l'installer da GitHub. Lanciate l'installer, selezionate la vostra SD card e aspettate che finisca l'operazione lanciando un full install. Potrebbero aprirsi alcune finestre, mi raccomando non cliccate su formatta disco, è una cosa normale. La prima cosa che dovrete fare è collegare una bella tastiera USB ed un cavo di rete per fare tutto l'update. Questo vi aggiornerà i core, gli MRA degli arcade e tutto il resto. Volendo potrete anche installare tutto a mano in maniera selettiva, ma io consiglio di fare la prima volta un update globale. Successivamente potremo anche configurare il nostro pad per navigare tra i menu, ma vi consiglio di avere una tastiera a portata di mano perché alcuni core come C64, MSX o altri, tutti computer naturalmente, la richiedono. Anche un mouse sarebbe d'uopo. Per trasferire i vostri giochi sulla SD potrete decidere di collegarla al computer o utilizzare un programmino FTP come WinSCP, che è quello che io utilizzo ora con Mister e Raspberry e mi ci trovo molto bene. Per ciò che concerne gli arcade, vi consiglio di usare lo script di RetroDriven che vi farà un intero setup in automatico e li avrete belli e pronti, altrimenti la cosa è un po' macchinosa e seccante. Sui core specifici ci soffermeremo in seguito, ma una panoramica non vogliamo mica perdercela, vero? La scelta delle console è molto ampia, si va dal vecchio VCS al Mega CD, passando per PC Engine, NES, Super Nintendo, Game Boy Advance, Mega Drive, Master System, Game Gear, Game Boy Classico e Color, ColecoVision, Intellivision, insomma ce n'è per tutti i gusti. Per utilizzare buona parte dei core vi servirà una SDRAM da 32 MB, quella da 128 vi consentirà di giocare tutta la libreria Neo Geo. Vi ho già detto che Mister ha anche un'uscita analogica sulla IO board e proprio sul nostro CRT ogni core si comporta esattamente come la macchina originale. Davvero messi a paragone e passando dall'una all'altra non si nota la minima differenza. Risposta perfetta, nessun input lag, insomma una vera goduria. Tra l'altro sarà come avere tutte le macchine con mod RGB alla massima qualità possibile, che come impareremo su questo canale a volte può essere una cosa davvero complicata e costosa. Sul versante HDMI possiamo uscire a varie risoluzioni, anche superiori a 1080, per la gioia del vostro 4K. Come fare? Cercatelo in giro, si tratta semplicemente di applicare qualche modifica al file INI. Purtroppo in digitale ho riscontrato qualche problema di stuttering e shimmering di troppo, ma da quando l'ho comprato ad oggi le cose sono migliorate notevolmente, anche se mettendo a paragone una macchina originale con OSSC ed il Mister, tendo ancora a preferire la prima. Ci sono vari filtri da poter applicare per migliorare questa cosa, ma nessuna funziona ancora a dovere. Alcuni core ne soffrono meno di altri, ma comunque l'esperienza resta godibilissima. Un plauso particolare va al core GBA, uscito in tempo record e che ha feature come il save state e il fast forward che gli altri core non hanno ancora. Ricordo che l'FPGA non è come un emulatore in cui lo stato si può salvare molto facilmente. Io non sono un esperto, ma richiede molta perizia questa operazione e comunque tende, come sulle flashcard che lo hanno disponibile, a dare problemi con la ripresa dell'audio. Sul versante computer abbiamo Minimig per l'Amiga, che è davvero una bomba e fa riscoprire il piacere di rigiocare a questa macchina. Ottimi anche i core per C64 e Spectrum.
Ci sono anche MSX 1 e 2 un po' macchinosi da configurare, X68000 che purtroppo funziona a stento ed è da un po' in stato di abbandono, Apple II, Amstrad CPC, VIC-20, Atari ST, insomma una collezione di core davvero varia con un pizzico di macchine esotiche e decisamente vintage. Sul versante arcade c'è davvero molta roba, tutta un po' vecchiotta, ma che fa comunque il piacere di noi che questi cabinati li abbiamo vissuti al bar da giovani. Voglio aprire una parentesi sugli arcade che secondo me sono davvero il fiore all'occhiello del progetto. Pensateci, le vecchie console possiamo ancora comprarle, godercele con upscaler o su un CRT, ma gli arcade diventano un po' complicati. Bisogna avere lo spazio sia per il cabinato che per le schede e non dimentichiamo che alcune hanno raggiunto prezzi davvero ragguardevoli, altrimenti potreste dirmi che ci si può sempre accontentare di una Super Gun. Tra l'altro, alcuni sviluppatori come Jotego già hanno messo a punto, dopo aver portato alcuni titoli Capcom tra cui Ghosts and Goblins e Black Tiger, niente poco di meno che la CPS1 che ci porterà titoli come Ghouls and Ghosts, Final Fight e la cosa è in continuo divenire. Purtroppo non ho ancora avuto modo di provare questi arcade perché sono solo appannaggio dei patronist come si dice di Jotego, fin tanto che sono in beta. Insomma, abbiamo messo tanta carne a cuocere. Spero di avervi incuriosito e di aver convinto i titubanti. Ne vale la pena? Sì, certo che ne vale la pena. È un prodotto splendido, da intenditori naturalmente, e in continua evoluzione. Già il Core Jaguar ha una prima release in beta. Non funziona bene, ma migliorerà nel tempo. E stanno lavorando su PlayStation 1 e voci dicono anche su PC Engine CD. Prenderlo ora vuol dire vedere la cosa crescere e prendersi delle piccole soddisfazioni ad ogni miglioramento. Se amate le macchine originali, non abbiate dubbi, mi prendo personalmente la responsabilità di quello che vi sto consigliando. Compratelo senza alcun dubbio. Voglio ricordarvi che i Beceri Videoludici hanno aperto un proprio Patreon, se volete darci una mano. In caso contrario, abbiamo dei link ad Amazon in descrizione. A voi non cambia nulla, ma se cliccate su uno degli oggetti proposti, anche se fate un acquisto diverso, a noi verrà conferito un piccolo riconoscimento che sarà sicuramente successivamente devoluto per poter acquistare altro materiale, per poter fare comparative, per poter fare recensioni. Insomma, se vi va, dateci una mano. Grazie per essere stati con noi in questo primo episodio dei Beceri Videoludici Show e ci vediamo la prossima volta.